Cari amici, buonasera. So che è un po' tardi, però volevo fare questa diretta prima di andare a dormire. E l'argomento è nel titolo, vedete, un po' un argomento un po' particolare, nel senso che di San Patrignano, di Muccioli, così ci siamo occupati diverse volte, un po' di tempo fa, e volevo tornare a parlare perché facevo una riflessione su Letizia Moratti. Letizia Moratti, sapete, adesso è assessore, vicepresidente della regione Lombardia e diciamo è un po' nell'occhio del ciclone per quello che sta succedendo con i vaccini, avete visto che praticamente è un mezzo disastro, quindi lei poi dà colpa ad altri, non si sa esattamente, assolutamente io non sono in grado di dire chi siano i colpevoli, però ovviamente la figuraccia c'è stata, è difficile da negare. Però oggettivamente è anche che è vero che l'assessore Sanità e Letizia Moratti, quindi una sorta diciamo di responsabilità se la deve anche prendere. Ecco, poi è chiaro che non è arrivata da 6.000 anni, però era già stata sindaco di Milano, quindi insomma certamente non è proprio l'ultima arrivata in regione Lombardia, però insomma sta facendo piuttosto male, direi, no? Perché le cose non è che stanno andando benissimo. Lo stesso si può dire, secondo me, nella questione San Patrignano. Ovviamente ognuno su questa vicenda di San Patrignano ha le sue opinioni, chi mi segue da un po' di tempo sa come ne penso, quindi io sono assolutamente contro Vincenzo Muccioli, contro il metodo San Patrignano, e devo dire che uno degli aspetti che ho sempre sottolineato della vicenda di San Patrignano, che nella serie TV è citata, però non è proprio approfondito, e di questo mi sono un pochino rammaricato, è l'aspetto mistico di Vincenzo Muccioli. Allora, questo aspetto mistico fa sì che mi fa molto sospettare della figura di Muccioli, nel senso che chi un minimo ha, diciamo, conoscenze, che non tutti hanno, quindi ovviamente questo magari vi do una mano, vi do una dritta, ecco. Diciamo che chi fa questi... Chi pratica questi riti, questi riti mediatici, medianici, scusate, fa questi altri pratiche, insomma, piuttosto occulte, queste pratiche cosiddette occulte, insomma, non è proprio ben visto, diciamo, dalla Chiesa ufficiale. Quindi cosa vuol dire questo? Sostanzialmente il concetto è che chi si avvicina a certi mondi sia più vicino, diciamo, al lato oscuro, no? Quindi non proprio. Quindi anche questo, il figlio, per esempio, Andrea, diceva spesso, mio padre leggeva il Vangelo, parlava nel Vangelo, poi faceva anche il medium, leggeva il futuro. Queste cose sono totalmente incompatibili, ok? Questo ve lo può dire qualunque sacerdote, chiunque possa avere qualche conoscenza di questo tipo. Quindi praticamente ai miei occhi la figura di Vincenzo Muccioli è una figura molto negativa, assolutamente negativa. E devo dirvi che tutto questo aspetto di cui non si parla, però oggettivamente è un aspetto molto preoccupante, diciamo oscuro, ma per chi mastica un po' questi argomenti sa bene di cosa sto parlando. La famiglia Moratti si sarebbe avvicinata a Vincenzo proprio in questi ambienti. Potrebbero essere anche, adesso questo ovviamente io non lo so, quanto vicini poi anche alla massoneria. Quindi sono ambienti veramente negativi, molto negativi. E assolutamente, ad esempio, è molto difeso, no? Muccioli dal centrodestra, diciamo, in teoria dovrebbe essere quello più conservatore, quindi anche più vicino a tematiche religiose, ecco, diciamo. Ecco, questa cosa è totalmente incompatibile con la vicenda di Vincenzo Muccioli e di San Patrignano. Ora, Letizia Moratti viene da quel mondo lì, viene dal mondo di San Patrignano, quindi viene anche da quel mondo esoterico, molto inquietante, devo dire. E quindi il fallimento che ho citato nel titolo, di fatto è questo, cioè, voglio dire, una personalità particolare, diciamo, che poi
adesso si avvicina a ritorno, diciamo, alla politica attiva, facendo l'assessore, facendo vicepresidente della Regione Lombardia e fallendo tragicamente per quello che stiamo vedendo in questi giorni. Poi magari si riprenderà la Lombardia, diventerà la prima regione italiana, lo auguro dai cittadini lombardi. Però diciamo che il fallimento della Moratti come assessore, io diciamo lo vedo come un collegamento, perché di fatto è un fallimento anche la vicenda San Patrignano che diciamo è proseguita, è andata avanti senza particolare intoppo da un certo punto in poi, però comunque ha avuto da sempre un alone negativo, no? Da quando insomma, sempre, anche dall'inizio ovviamente, con Vincenzo Mucci, poi la famiglia Moratti si è affiancata. Comunque ci sono sempre state vicende un po' strane, torbide, omicidi, ci sono stati, no? Questi strani suicidi, quindi, di cui ovviamente la famiglia Moratti non è assolutamente colpevole, però arrivano, diciamo, hanno questo alone negativo, secondo me. Quindi anche questa vicenda può avere anche questa lettura, secondo me. Sostanzialmente, frequentando questi ambienti occulti, esoterici, diciamo che un po' che tutto quello che toccano, potrebbe avere un po', diciamo, un esito negativo. Questo non lo dico io, è una mia opinione, così da uomo della strada, ma un tema che ho approfondito in questo ultimamente proprio con alcune persone che sono ovviamente competenti in materia, quindi parlo diciamo, di sacerdoti e cose del genere. Quindi praticamente secondo me la famiglia Moratti, cioè Marco prima con Letizia e adesso solo Letizia, insomma, no, sono personaggi piuttosto negativi, quindi non mi meraviglio che la regione Lombardia stia vivendo un momento così, diciamo, poco positivo. Grazie Alessandro che mi dice che è d'accordo con me. Buona serata anche a te. Quindi proprio è un personaggio per me negativo, per me negativo, per le ragioni che vi ho detto. L'ho detto in maniera un po' forse superficiale da bar, però chi conosce certi argomenti sa che cosa voglio dire. Quindi assolutamente un personaggio poco chiaro. Non è un caso anche, no? C'è poi anche l'amicizia sapete, con Redronni, altro personaggio che parla sempre di queste coincidenze, questo mondo, confonde le varie religioni, confonde, insomma, tutto dalle nostre parti si dice un paciugo, no? Cioè, tutto un mistone, che però, insomma, può essere, se uno crede a certe cose, ovviamente non tutti ci crediamo, però potrebbe anche essere una roba un pochino così, insomma. Poco chiara, poco limpida, e quindi le persone che sono, diciamo, che lavorano, che vivono vicino a certe persone, possono poi avere ovviamente delle ricadute negative. È un tema un po' così complicato, devo dirlo, l'ho voluto lanciare perché proprio oggi facevo questa riflessione vedendo più o meno il disastro che è capitato in regione Lombardia con le vaccinazioni. Comunque, insomma, questo è un tema così delle 11:30 di sera, 11:40, magari qualcuno di voi conosce un po' l'argomento, qualcuno di voi è totalmente ignaro, però vi consiglio di approfondire perché l'aspetto esoterico della figura di Vincenzo Muccioli non è un aspetto secondario. Purtroppo nella serie TV bellissima, che abbiamo visto tutti, questo aspetto viene citato, ma non approfondito, e secondo me questo è un errore perché non è un aspetto da sottovalutare nella vicenda di Vincenzo Muccioli. Comunque, Vincenzo Muccioli non c'è più Gianmarco Moratti, c'è Letizia, ci sono i disastri delle vaccinazioni in Lombardia, ho visto in particolare, mi pare a Cremona o Como, se non mi ricordo, dove praticamente non si è presentato nessuno, poi ovviamente le colpe sono dei singoli. Quello che volete, però l'assessore ha un ruolo anche di responsabilità. Chiaro, se c'è un
un responsabile a Cremona o Como che combina un casino, insomma la responsabilità della Moratti, meno che non l'abbia nominato lei, è relativa, quindi, però insomma cerchiamo di capire cosa voglio dire. Uno anche per una questione anche di, diciamo, di correttezza, dice vabbè non è colpa mia, non ho fatto niente, però io sono l'assessore, quindi pago anche per errori di altri. Ma questa vicenda poi la vedremo sviluppata purtroppo nei prossimi giorni, nel senso che siamo ancora in piena pandemia e con le vaccinazioni siamo molto indietro. Peraltro va detto anche per correttezza che anche in altre regioni, ad esempio la Toscana, sentivo oggi, no, il caso di Scanzi che ha creato tutto questo panico, dove in Toscana praticamente sono stati vaccinati avvocati, ad esempio giovani, prima magari di anziani che avevano tutto regolare per la modalità, però insomma sono cose un po' strane che colpiscono. Però questo è quello che sta succedendo in Italia in questi giorni. Io mi ero promesso di non parlare di queste cose perché di vaccini, perché siamo tutti un po' stanchi, insomma, dopo un anno di battaglia, di lotta, però oggi il tema era caldo, perché mi è venuta proprio questa intuizione, magari una stupidaggine, però la volevo buttare lì, perché quello che fa la Moratti, oggettivamente, insomma, non è che mi pare sia strepitoso. E succedono cose proprio quando lei arriva, quindi, cioè, no? Poi, ma che Gallera e Fontana avessero brillato, anzi, però, insomma, più o meno le cose erano andate avanti. Adesso cioè, il casino esplose proprio durante la il suo regno, diciamo così, no? Da vice presidente, da assessore alla sanità. Però è soltanto uno spunto così, buttato alle 11.42 un lunedì sera, qualunque, di marzo. E vado a letto, un attimo, devo alzarmi per correre, molto presto, quindi vi saluto e grazie di avermi ascoltato, grazie ad Alessandro che ha scritto, grazie a chi mi ha mandato un messaggio, chi mi ha seguito e anche nei prossimi giorni, questo streaming rimarrà online e vedremo se ci saranno qualche conseguenza, qualche commento in più che sarà sempre ovviamente gradito. Grazie e buona serata, buonanotte a tutti.